Denti fissi su impianti dentali, per sempre, come la famosa pubblicità di Diamanti? A dire il vero, stai per scoprire in questo video che i denti fissi su impianti dentali non sono per sempre, non dureranno per sempre. Ma vai avanti nel video per scoprire qual è la soluzione. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male? E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palma. Se negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Delle volte i medici omettono qualcosa di molto importante, ovvero la prognosi del trattamento. Si fa credere delle volte al paziente che, fatta una terapia o fatti i lavori in bocca, quelli siano per sempre. La verità è che non esiste una protesi dentale che durerà per sempre, come non esistono le ruote all'auto per sempre o le scarpe per sempre. Sicuramente oggi non porti le scarpe che portavi 20 anni fa. Il corpo invecchia. Si modifica, la nostra schiena, la nostra postura cambia negli anni. Così pure l'utilizzo dei denti, anche quelli naturali, comporta poi l'usura nel tempo dei tessuti dentali. È peccato di superbia per un dentista pensare che quello che lui fa sia meglio di quello che fa la natura in 6 anni. 6 anni è il tempo medio che ci mette la natura a creare un dente completo della radice. Un dentista in 6 ore non può fare qualcosa di meglio di quello che fa la natura in 6 anni. Noi cerchiamo di simulare i denti con materiali artificiali, zirconio, impianti dentali fatti in titanio e usiamo ceramiche, resine composite, tutti materiali che non c'entrano nulla col nostro corpo umano. Andiamo a simulare le forme dei denti. Andiamo a usare materiali artificiali per simulare o bioemulare le forme dei denti. Il bianco dei denti belli perfetti, il rosa delle gengive naturali e visti anche da vicino i denti che noi oggi riusciamo a realizzare, le arcate dentali su impianti, sono talmente iperrealistiche che sarebbero anche indistinguibili da denti veri a un occhio esperto. La verità è che sono tutte fatte con materiali artificiali che possono andarsi a usurare nel tempo. Quando ti orienti alle cure all'estero, c'è un argomento di cui dovresti parlare con la clinica dentale, magari che stai prendendo in esame, ma anche se stai magari pensando di curarti nel tuo paese. Vorrei infatti che questo video ti aiuti anche nel caso un domani decidessi di affrontare il percorso di cura sotto casa da un qualsiasi dentista. Ricordati sempre di affrontare il punto su cosa dovrei fare in caso di problemi e in caso di rigenerazione poi dei denti, delle protesi dentali. Infatti non c'è un termine di scadenza per le protesi dentali, come non c'è un termine di scadenza per un'automobile. Certo, se la tieni in garage l'automobile dura tutta la vita, se vivi in campagna probabile che si sgangheri prima del tempo. Se magari la usi nei limiti, diciamo, dell'utilizzo corretto, va avanti anche 15 anni con l'automobile. Così è per i denti artificiali. Se ne hai una manutenzione minuziosa e corretta, possono durare parecchi anni. Non so se farti questo esempio, ma quello che ho visto è che quando ho fatto ai miei pazienti questo esempio, ho ottenuto un grosso trauma che ha fatto capire al paziente l'importanza dell'igiene orale. Quanti anni secondo te sarebbe corretto usare la stessa biancheria intima? Immagina se stessi con le mutande, le stesse mutande per 20 anni. Così è per le protesi dentali. Non voglio andare oltre. Se tu non vai a rigenerare i denti artificiali ogni tot anni, i materiali decadono, cristallizzano, si attaccano i batteri e la cavità orale è una cavità piena di batteri e mettendo delle protesi artificiali all'interno di questa cavità corporea mettiamo dei corpi estranei che possono
come dire, promuovere anche l'infiammazione dei tessuti gengivali e far procedere anche la malattia parodontale. Ti ho fatto un discorso molto schietto per farti capire pari pari quello che è il punto. Il punto è il mantenimento. Non ci sono protesi dentali per sempre, come non ci sono le scarpe e le ruote all'automobile, ma esiste un rapporto che inizia con un professionista, un'equipe di professionisti, che poi negli anni deve continuare nell'obiettivo e intento comune che è di mantenere la salute orale a un alto livello. La tecnologia ci aiuta a arrivare sul lungo termine a ottenere dei buoni risultati per molto tempo, come i controlli regolari. Anche andare a produrre i denti in un certo modo è poi determinante nella durata stessa di denti e impianti dentali. E questo lo scoprirai tra poco. Resta ancora con me perché ti farò scoprire quello che è il fattore importante per avere poi denti perfetti a lungo. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema Bocca Bionica. A presto! Ti svelo il mio trucchetto per far durare a lungo i nuovi denti artificiali. L'igiene domiciliare. Più è complessa la riabilitazione che devi fare e più il modo di pulire i denti sarà completamente diverso rispetto a quando invece avevi i denti naturali. Infatti molti pazienti fanno l'errore, quando perdono i denti e rimettono tutti i denti su impianti dentali, di credere che il solo spazzolino sia sufficiente per mantenere quella riabilitazione su impianti per i prossimi 30 anni. La verità è che servono più strumenti. Serve il pulisci-lingua, servono gli scovolini, serve passare dei nastri e dei fili tra la protesi artificiale e le gengive naturali, serve usare un collutorio specifico per disinfettare la bocca, serve usare, soprattutto fare i controlli ogni 4-6 mesi da uno specialista per verificare che la protesi non abbia delle incrostazioni che possono portare poi nel tempo a sviluppare le famose periodontiti, ovvero le infezioni sugli impianti. È un kit di strumenti quello che va utilizzato a casa. Il kit che io consiglio lo trovi qua in link a questo video ed è soprattutto necessario un impegno quotidiano. Non è sufficiente avere l'abbonamento alla palestra per dimagrire, bisogna andare tutti i giorni in palestra. Non è sufficiente avere gli strumenti a casa per mantenere pulita la bocca, bisogna dedicare ogni giorno il tempo all'igiene perfetta della bocca. In più c'è un piccolo segreto, come ti avevo promesso, che fa tutta la differenza. Come hai capito, bisogna usare degli strumenti specifici, diversi strumenti, ma ciò che fa la differenza è il come vengono usati gli strumenti. Ti faccio un esempio. Io posso avere uno straccio per lavare per terra, ma questo non è condizione per avere la garanzia di un pavimento pulito. Se io non uso infatti correttamente lo straccio, il pavimento resterà sporco. Il segreto è andare a macchiare con delle pastiglie rilevatrici di placca le arcate dentali dopo che lavi i denti. Sono le stesse pastigliette che usano i bambini che hanno per esempio l'apparecchio, i brackets, i ferretti sui denti. Il dentista dà queste pastigliette che colorano di viola tutte le zone sporche della bocca. Facendo questo, il paziente ha un elemento visivo per poter vedere dove i denti sono ancora sporchi. Un conto è dire a un paziente "hai i denti sporchi, lavali". Un conto è dire al paziente "guarda allo specchio dove sono sporchi i denti, lavali in quei punti". Quando il cervello viene abituato a pulire in determinate zone, aiutato quindi dalle macchie sui denti date da questo colorante, in un paio di settimane ha memorizzato come deve pulire la bocca. Infatti la cosa più importante per imparare, per esempio, andare in bicicletta e imparare quei movimenti che poi diventeranno automatici che permettono di mantenere l'equilibrio. Ecco, per mantenere l'equilibrio della salute orale nel tempo occorre esercizio fino a diventare un processo automatico la corretta igiene della bocca. Purtroppo non è sufficiente avere i soli strumenti e purtroppo mantenere i denti per i prossimi 20-30 anni. La verità dipenderà solamente da te.
da come utilizzerai e deciderai di utilizzare l'automobile nuova. Io sono Dottor Palmas e guarda tutti gli altri miei video qua su YouTube e i canali social. Ti do appuntamento al prossimo video.